nelle tre partite del girone abbiamo subito alcuni torti arbitrali. Le nostre tre partite nel girone? Con la Svizzera abbiamo avuto una reazione solo nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo fatto male, sembravamo non avere un piano tattico. Contro Germania e Scozia abbiamo fatto buonissime prestazioni. Siamo stati un po' penalizzati da alcuni episodi arbitrali anche se i media non hanno dato il giusto risalto. Punto c'è sudditanza psicologica nei confronti delle squadre più forti, sudditanza psicologica nei confronti di nazionali più importanti? Ci può stare che la bilancia possa pendere verso squadre più blasonate, dico che ci sono situazioni nel calcio in generale che non sono accettabili perché ora c'è anche il VAR. Bisogna capire il ruolo del VAR, quando può intervenire o meno. Alcune volte crea solo confusione. Varga sta molto meglio. Varga? Sta bene, lo abbiamo incontrato oggi all'ospedale di Stoccarda. Domani verrà dimesso, crediamo che in 4-5 settimane possa ripresentarsi sul campo. Punto Kerkez può solo migliorare, Kerkez. Milos è un ragazzo giovane, ha ancora grandi ampi di miglioramento. Ha un'esuberanza atletica importante, è bravo tecnicamente. Credo che non possa fare altro che crescere. Sarà importante per lui andare in club superiori rispetto al Bournemouth. Punto sorpreso dalla Romania, la Germania è veramente dominante, la nazionale rivelazione di 2024 euro? La Romania, non me l'aspettavo. Ha fatto benissimo contro l'Ucraina. Tra le grandi dico la Germania, forse perché ci abbiamo giocato contro. Fanno un calcio veramente dominante. Poi sicuramente anche Spagna e Portogallo. Tifiamo ovviamente Inghilterra stasera, abbiamo le sciarpe al collo. Ride, NDR. Speriamo di rientrare tra le quattro migliori terze per qualificarci agli ottavi.